dato che è periodo di festa, volevo fare un video più leggero. Avevo pensato di parlare del mistero del calzino scomparso, mancante, perduto... Come si dice in italiano? The missing sock. Avete presente la strana propensione dei calzini a spaiarsi e scomparire permanentemente dal pianeta Terra? Ovviamente uno dei due calzini si smaterializza, l'altro potete tenere nel cassetto, tipo per sempre. Sono state avanzate varie ipotesi più o meno serie per spiegare il fenomeno. Alcune spiegazioni sembrano suggerire che la predisposizione dei calzini a scomparire sia legata a delle proprietà fisiche dell'universo. Ad esempio, Stephen Hawking, insieme al collega Penrose, hanno ipotizzato che la scomparsa dei calzini sia dovuta a dei buchi neri spontanei che nascono e mangiano i calzini. Tuttavia stavo facendo un po' di fatica a reperire informazioni sufficienti da fare un video bello ciccioso. Però, mentre cercavo informazioni per risolvere questo mistero del calzino scomparso, mi sono imbattuta in un'altra ricerca. Se possibile ancora più strana e sicuramente più sconosciuta. Il mistero dei cucchiaini scomparsi. Tutto inizia una mattinata del gennaio 2004 al Centro di Ricerca per la Salute Pubblica e l'Epidemiologia Australiano, a Melbourne. Quella mattina, tre ricercatori intenti a prendersi una pausa dal lavoro si accorgono che nelle sale da tè dell'istituto c'era una preoccupante mancanza di cucchiaini. Quando nelle sale da tè mancano i cucchiaini, c'è una sola cosa che si può fare. Girare il tè col dito. No, cioè, scherzo. Ordinare nuovi cucchiaini, ovviamente. E infatti i tre ordinano prontamente un nuovo lotto di cucchiaini. Tuttavia, trascorsi pochi mesi dal cospicuo acquisto, i tre ricercatori si accorgono con perplessità che nelle sale da tè mancano i cucchiaini. Esasperati dall'impossibilità di mescolare lo zucchero nel loro caffè istantaneo, i tre decidono di investigare il fenomeno. Caffè istantaneo? Scusa, non stavamo parlando di sale da tè? Allora, che vuoi che ne sappia io? Sull'articolo si sono preoccupati di farci sapere che è caffè istantaneo. Evidentemente, gli australiani nelle sale da tè bevono il caffè istantaneo. Hai qualcosa contro gli australiani? Ecco. Dicevo, iniziano ad investigare sul fenomeno. E come decidono di partire per questa indagine? Google. Accortisi probabilmente dell'inadeguatezza del mezzo, l'attenzione viene riposta immediatamente su Google Scholar, che è un motore di ricerca pressoché identico a Google, ma che cerca solo tra le pubblicazioni scientifiche. La conclusione a cui arrivano i tre ricercatori è agghiacciante. Non c'è letteratura scientifica sui cucchiaini. Inspiegabilmente, nemmeno un articolo scientifico, nemmeno una ricerca che parli dei cucchiaini scomparsi. I tre ricercatori sono determinati, il mistero dei cucchiaini deve essere risolto. E se non c'era letteratura scientifica sui cucchiaini, allora sarebbero stati loro i primi a scrivere un articolo, sarebbero stati loro i primi a fare una ricerca. Il disegno sperimentale diviene immediatamente cristallino nella mente dei ricercatori. Avrebbero comprato 70 cucchiaini nuovi. Anche perché di cucchiaini ce n'erano praticamente più, quindi comunque andavano comprati. Ma questi 70 cucchiaini sarebbero stati numerati uno ad uno e distribuiti nelle varie sale da tè dell'istituto. Sale da tè che, a quanto si evince dall'articolo, sono parecchie. E questo significa che o quell'istituto di ricerca è davvero enorme, oppure gli australiani bevono tonnellate di caffè istantaneo. Una volta a settimana, dopo la chiusura dell'istituto, quando anche l'ultimo ricercatore e l'ultima persona addetta alle pulizie è tornata a casa, i tre ricercatori contano uno per uno tutti i cucchiaini delle sale da tè. I 70 cucchiaini sono numerati, quindi non solo i tre ricercatori possono risalire a quale cucchiaino è andato perduto, ma anche a quali inspiegabilmente hanno cambiato sala da tè. Ad ogni conta, alcuni cucchiaini risultano mancanti. La ricerca è febbrile. Dove sono finiti quei maledetti cucchiaini da tè? Dopo aver scandagliato i luoghi più ovvi, i ricercatori cercano ovunque. Sulle scrivanie, nei cassetti, su ogni superficie in cui qualcuno avrebbe potuto prendere un tè. Anzi, un caffè istantaneo.
ma un certo ammontare di cucchiaini ogni settimana risultavano dispersi. Dopo 5 mesi, i 3 ricercatori svelano la ricerca agli ignari partecipanti. L'80% dei cucchiaini numerati era andato perduto. Colleghi e colleghe dell'istituto, sono dispiaciuto nell'informarvi che in questo istituto scompaiono i cucchiaini. Qualora siate in possesso di qualcuno dei cucchiaini numerati, siete pregati di restituirli in modalità anonima in una qualsiasi sala da tè. Dopo alcuni giorni dalla rivelazione dello studio, 5 cucchiaini sono magicamente ricomparsi. 4 di questi sono ricomparsi dall'altra parte dell'istituto, in una sala da tè lontanissima da quella in cui erano stati visti l'ultima volta. 1 di questi mancava da ben 20 settimane. È stato sottoposto a tutti i lavoratori dell'istituto un questionario, anche questo anonimo. Nessuno ha ammesso di aver sottratto i cucchiaini, neanche per sbaglio. Anche se, nota personale, se nessuno ha sottratto i cucchiaini neanche per errore, come hanno fatto a ricomparirne magicamente 5? Come i ricercatori ben sapevano, questo era il primo studio ad investigare il fenomeno dei cucchiaini scomparsi. Quindi, in assenza di altri dati, i 3 ricercatori hanno presunto che il tasso di smaterializzazione dei cucchiaini fosse simile in tutta la città di Melbourne. Cosa che, tra parentesi, non è affatto scontata. Questa è appunto una presunzione. Magari in quell'istituto c'era un pazzo che buttava i cucchiaini al secchio per farci canestro, non lo so. Quindi, i dati che sto per riportarvi sono tutto fuorché accurati. Chiarito che servirebbero molti più studi per capire l'effettivo tasso di perdita dei cucchiaini nei luoghi di lavoro, vediamo che cosa hanno concluso i 3 ricercatori. Dato che a Melbourne ci sono circa 2 milioni e mezzo di lavoratori, nell'articolo si stima che ogni anno nella città vengono persi 18 milioni di cucchiaini. Solo a Melbourne. E solo quelli che si perdono nei luoghi di lavoro, eh? Cioè, quelli che la cuginetta butta nella fogna, quelli non contano. Se potessimo mettere uno dietro l'altro tutti questi cucchiaini, si formerebbe una linea lunga 2700 chilometri, cioè 3,5 volte la strada da Napoli a Milano. Che ovviamente non è l'esempio fatto nell'articolo, perché quelli sono australiani, ma noi che ne sappiamo degli esempi che fanno gli australiani? Il punto è che con tutti questi cucchiaini ci potremmo fare quasi 2 volte andata e ritorno da Napoli a Milano. E tutti insieme peserebbero più di 360 tonnellate. Cioè, come un esemplare adulto di balena blu. A questo punto dell'articolo, i ricercatori avanzano delle ipotesi, diciamo così, particolari. Gli utilizzatori dei cucchiaini avrebbero preso delle decisioni a loro vantaggio, sottraendo un cucchiaino. Perché tanto, ci sono talmente tanti cucchiaini che cosa vuoi che cambia gli altri? Se uno si prende un cucchiaino, magari se lo mette nell'ufficio, non lo so. Ma poiché sempre più persone prendono questa decisione, alla fine la risorsa comune, in questo caso i cucchiaini, si disintegra nel nulla. Anche se questa spiegazione sembra tutto sommato abbastanza convincente, loro propongono anche un'altra teoria. La cito letteralmente perché non saprei davvero come spiegarvela. Da qualche parte nell'universo, insieme a pianeti abitati da umanoidi, rettiloidi, alberi ambulanti e sfumature superintelligenti del colore blu, un pianeta è interamente abitato da forme di vita a cucchiaio. I cucchiaini incustoditi si dirigono verso questo pianeta, scivolando via nello spazio, verso un mondo in cui godono di uno stile di vita unico e cucchiaioide, conducendo l'equivalente cucchiaioide della bella vita. Davvero, c'è scritto così. E ora proviamo a rispondere alla domanda fondamentale di questa pubblicazione scientifica. Dove finiscono i cucchiaini? No, perché mai non c'è altra letteratura scientifica riguardo la scomparsa dei cucchiaini? Io non me lo spiego. Ehi persona, questo è il mio concetto di speciale di Natale. La prossima volta faccio di meglio, giuro. Trovo un articolo sulle renne, cerco un articolo sulle palle di Natale, tipo perché girano le palle al cenone coi parenti? Ecco, qualcosa di qualità, tipo questa. Quindi se vuoi essere sicuro di non perderti questi capolavori che sono in lavorazione già da adesso per l'anno prossimo, ti consiglio di iscriverti, così sei sicuro che il video sulle palle
non lo perdi. Ringrazio ancora tutte le persone che mi stanno offrendo dei caffè virtuali su Ko-fi. Ciao persone! Comunque, dove finiscono i cucchiaini mica l'hanno scoperto.